Ciao gente e benvenuti su questa nuovissima video ricetta. Ragazzi, oggi faremo le polpette di carne al sugo, ma prima di continuare questa video ricetta vi voglio ringraziare infinitamente perché ho ottenuto finalmente la partnership di YouTube. Questo anche grazie a voi e al vostro sostegno. E se tu sei nuovo e sei capitato per la prima volta su questo video e ti va di sostenere questo canale perché ti piacciono i miei video, non ti resta altro che cliccare qui sotto, iscriverti al mio canale. Detto ciò, noi come sempre ci vediamo a fine video e adesso ingredienti ragazzi. Gli ingredienti ragazzi sono 200 g di carne macinata di bovino, 80 g di mollica di pane, formaggio grattugiato quando basta, mezzo bicchiere di latte, un uovo, sale, prezzemolo e pepe nero quando basta, mentre per il sugo 200 g di passata di pomodoro, carota, cipolla e peperoncino quando ne volete. Iniziamo con prendere una ciotola e metterci la carne macinata. Dopodiché ci aggiungiamo l'uovo, il formaggio grattugiato, il pepe nero e il prezzemolo tritato. Ora aggiungiamo soltanto 50 g di mollica di pane e la sbricioliamo per bene. Fatto ciò, ammassiamo il tutto. Mi raccomando, stringete per bene l'impasto tra le mani così da far amalgamare per bene tutto l'impasto. Ora aggiungiamo il latte e gli altri 30 g di pane e mescoliamo di nuovo. Mi raccomando, sempre pressate per bene così che il tutto si compatta. E infine aggiungiamo il sale. Se vedete che l'impasto risulta troppo morbido, aggiungete altra mollica di pane. Questa è la consistenza che deve avere. Ora andiamo a formare le nostre polpette e bagniamoci le mani. Le mani devono essere non troppo bagnate ma umide. Prendiamo adesso un po' di impasto e formiamo le polpette. Ed ecco qua il risultato, ragazzi. Ora prendiamo una padella e ci mettiamo abbondante olio extravergine di oliva, la cipolla, la carota e il peperoncino. We'll be right back.
Se vi va aggiungete anche il peperoncino piccante. Io da calabrese ce lo aggiungo. Facciamo soffriggere il tutto. E quando vediamo che la cipolla è ben appassita, versiamo la passata di pomodoro e subito dopo l'acqua. Ora mesciliamo per bene e aggiungiamo il sale. Quando vediamo che il sugo di pomodoro prende bollore, aggiungiamo le nostre polpette. Una volta inserite tutte le polpette, cerchiamo di coprirle con un po' di sugo. Dopodiché facciamo cucinare a fiamma medio-bassa per circa 15 minuti e di tanto in tanto andiamo appunto a mettere del sugo sopra le polpette. Passati 15 minuti andiamo a girare le nostre polpette in questo modo. Ed ecco qua il risultato, ragazzi. Quando il sugo è ben ristretto, possiamo impiattare le nostre polpette. Ed ecco qua ragazzi, buon appetito! Spero ragazzi che questa video ricetta vi sia piaciuta, se no come sempre, pazienza, non ci posso fare niente. E noi ci vediamo come sempre lunedì prossimo con un'altra nuovissima video ricetta. E se ancora non l'avete fatto ragazzi, iscrivetevi qui sopra al canale, azionate la campanellina qui sotto e se vi va lasciate anche un pollicione in su e condividete questo video, facciamo sempre di più conoscere questo canale. E niente, noi ci vediamo alla prossima, ciao!